prima giornata di Academy che è stata fatta per la Cassa di Risparmio di Asti. Devo dire è un percorso nuovo per me, non avevo mai partecipato a un evento improntato principalmente sull'udito, quindi sulla discussione. Noi cuochi siamo abituati a lavorare con le mani, quindi a fare dei piatti, a trattare la materia prima e lavorarla, ma con la voce non siamo proprio all'ottimo. Oggi ho avuto la prova che con un po' di allenamento, delle buone basi e degli ottimi coach è possibile anche raggiungere questi obiettivi. Una cosa nuova, sembra sia anche piaciuta, erano tutti intorno ai 30 anni, 35, giovani laureati o non assunti dalla Cassa di Risparmio e dalla Beaver Bank, questo gruppo di Asti. Per me è stato un incontro molto positivo, devo dire, ho visto delle persone belle, hanno partecipato, soddisfatte, e anche il momento dello show cooking, quindi finita la parte, le due ore diciamo di parte descrittiva e con questo storytelling della mia famiglia, della mia professione, delle mie attività con mio fratello, e poi finito con questo show cooking che devo dire è interessato parecchio, anche perché ho sviluppato un prodotto vecchio ma con diverse tecniche, quindi partendo da un semplice uovo ho fatto vedere ai ragazzi come è possibile interagire con un prodotto e avere con un uovo 5 cose diverse, 5 piatti che possono giocare un ruolo importante nella stesura di un menù ed ognuno con le proprie caratteristiche. L'idea di questa Academy nasce dalla Cassa di Risparmio di Asti, diciamo che mi ha interpellato dicendo: guarda, abbiamo individuato il lavoro dello chef della ristorazione compatibile con delle contrapposizioni a livello diciamo economico, finanziario, bancario. Io sinceramente all'inizio non trovavo molti nessi, no, tra le due cose. Poi però approfondendo il discorso e quindi entrando in materia ho trovato che poi invece ci sono delle analogie tra i due sistemi, e loro hanno individuato in me Walter Ferretto, diciamo il personaggio nell'astigiano autorevole per un'Academy. Oggi ho parlato credo alla maggioranza dei ragionieri, comunque ho laureati in economia e commercio, era il mio primo sogno da ragazzino finito ragioneria, era quello di andare a lavorare in banca, non come cassiere. Io già mi vedevo proiettato in una finanza, come si suol dire, creativa, venditore di ogni cosa, investitore, gestore di patrimoni, ecco, mi vedevo un po' in questa veste qua. Ma oggi mi sono sentito professore, un pochettino, sono stato per tanti anni alunno, il mio scopo è sempre stato quello, la mia ragione, di imparare dagli altri, imparare dai migliori e quindi da chi faceva vino come Giacomo Bologna o Angelo Gaia, che mi hanno dato nozioni su determinate cose, da grandi chef che ho avuto modo di conoscere, di frequentare, come Gualtiero Marchesi, come i francesi, Poré Berlin, l'altro grande delle nostre langhe, il Cesare Giaccone, o una famiglia storica di ristoratori, la famiglia Alciati di Costiglione, che raggiunse anche le due stelle Michelin, adesso i figli hanno diversi locali, quindi mi hanno veramente illuminato, da loro io ho imparato cosa vuol dire fare ristorazione, cosa vuol dire avere un obiettivo e quindi fissarti un tuo sogno, un obiettivo da raggiungere. Diciamo che questa esperienza dell'Academy mi ha messo a contatto con un mondo diverso dal mio, ma con similitudini, con dei giovani. Vorrei riproporla con dei brevi talk con dei personaggi famosi, quelli che hanno segnato un po' la mia carriera. Ce ne sono parecchi, ne ho citati 3 o 4, ma devo dire che sono molti di più. 35-40 anni di storia di gavetta mi hanno fatto incontrare
decine e decine di personaggi che ognuno mi ha dato una luce, ognuno mi ha dato qualcosa, ognuno mi ha fatto crescere. Come vi ho detto, il mio lavoro è quello fatto con le mani, è quello di elaborare e di mettere le mani in pasta. Il parlare non lo è, ma allora a questo punto devo proprio dare un sentito grazie, mandare un sentito grazie a un amico di famiglia e ora un coach, perché grazie a lui che mi ha insieme abbiamo io ho elaborato la mia storia e lui l'ha messa in chiave e l'ha adattata in chiave poi economica, se vogliamo, di formazione, di disciplina, e senza lui questo non sarebbe stato possibile. Questo signore qua si chiama Geppino Fernicola, dottor Geppino Fernicola, grazie. Sicuramente quello che dico ai giovani, non porsi limiti, ma essere cacciatori di orizzonti.